Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Sangue Rosso Nero. Iscrivetevi al canale, mettete mi piace e ascoltatemi. Qualificati da primi, non l'avrei mai detto onestamente, mi aspettavo che Lille vincesse col Celtic. Questa è una qualificazione importante perché innanzitutto nel sorteggio andremo a evitare le inglesi che sono arrivate prime e il Manchester United e l'Ajax che sono scese da testa di serie nella Champions League. Dunque, se ci gira male possiamo trovare una Real Sociedad, possiamo trovare, se non sbaglio, un Salisburgo, insomma, niente di impossibile comunque. Dunque, molto importante per il sorteggio dei sedicesimi, ricordiamo che dagli ottavi in poi viene calcolata per vittoria 2 punti ranking, pareggio 1 punto, e noi che siamo ottantesimi, settantesimi nel ranking, dobbiamo scalare queste posizioni proprio per avere nei futuri anni dei sorteggi migliori, perché in Champions League l'anno prossimo se ci andiamo. Se ci andiamo, noi rischiamo, partiamo dalla quarta fascia, rischiamo un girone d'acciaio. Dunque, parlando della partita di stasera, la squadra è molto giovane, ragazzi, media 23 anni, mi è piaciuta tantissimo la squadra. Subito, partita che ha ben poco da commentare, però subito comincio col dire che mi è piaciuto moltissimo Kalulu e Oge. Oge che come al solito si dimostra un giocatore molto freddo, tecnico, non ha paura di far la giocata. Salta l'uomo un paio di volte, ha sbagliato la conclusione, poteva segnare un altro gol almeno, però ragazzi a 20 anni, 21 anni, questo a carattere si vede. Oggi vi sparo subito le pagelle, la testa andrà subito a Milan Parma dove dobbiamo continuare il nostro filato di vittorie. Tatarusan 7, stavolta si è mostrato sicuro, un paio di circostanze ci ha salvato il risultato. Conti 5,5, fa cagare come sempre Conti, sicuramente l'attenuante che non gioca da tanto, però Conti, raga, interventi sempre fuori tempo, falloso. A gennaio via, prestito, mandato dove volete, tanto scade nel 22, giocatore ormai fuori. Duarte 6, non ha fatto danni, già questa è la notizia, e Kalulu 7. Kalulu non è altissimo perché è 1,84, però è veloce. È bravo nell'anticipo, nella lettura difensiva e marcatura. Per me ha un futuro da centrale. Vedremo se sbaglierò, ma non credo. È vero che l'avversario stasera era quello che era, però un ragazzo di 18 anni, 20 anni, che insomma non aveva ancora esordito mai nel Milan, non è mai facile. Dalot 6, partita discreta. A me, io Dalot non lo riscatterei mai perché lo United chiede 20 milioni. E lo rimando a giugno tranquillamente, però come riserva quest'anno comunque nelle rotazioni utile. Per quanto riguarda invece Tonali, partita sempre crescendo, ruba tanti palloni, li smista in maniera sempre più pulita man mano che passano le partite. Qualche giochetto bello per gli occhi come il tunnel verso la fine della partita che non guastano mai. Un 7 che ci sta. Krunic 5. Ogni volta che doveva fare l'ultimo passaggio in avanti lo sbagliava matematicamente. In difesa almeno è stato più utile, non ha fatto cazzate come al solito. Dunque, un 5, 5 e mezzo va per essere buono, ma questo è un altro che dobbiamo assicurare veloce. Poi, per quanto riguarda Castillejo, gli do 6. Si è reso pericoloso in avanti, pure lui oggi è un po' più confusionario, però tutto sommato non gli posso dire niente, comunque in difesa si è sbattuto, ha dato una mano. Mentre per quanto riguarda Daniel Maldini, gli do un 5,5. Qualche buona giocata l'ho lasciata intravedere, ma molto acerbo. Si vede che Daniel non ha il talento che aveva il padre o il nonno. Può diventare un buonissimo giocatore in Serie A, ma un top non mi dà. Non mi dà di quel pizzico che mi dà Hoge. Hoge invece, 7,5. Stasera si è mangiato anche 2 gol perché si è trovato di nuovo sulla conclusione al giro per altre 2 volte e ha lanciato delle ciofeche al portiere. Però che si vede che ha personalità, raga. Quando prende palla ti dà sempre l'impressione che possa creare la giocata in più, il numero in più o l'assist in più. Ragazzi, questo ha una media gol altissima per il minutaggio che ha, a 20 anni. Dunque è un talento che va coltivato. È un giocatore che per me ricorda molto il Martin Jorgensen, giovane che stava all'Udinese. Tecnico, abile nel dribbling, con la conclusione. Io sono convinto che il vero Hoge non lo abbiamo ancora visto, lo dobbiamo ancora scoprire. Però il ragazzo sta migliorando tanto. È un ragazzo che è completo, questo può diventare veramente un grande giocatore. E io credo molto in lui. Per
quanto riguarda Colombo, voto 6, si è sbattuto, ha fatto salire la squadra in certe circostanze, non ha avuto molti palloni giocabili, ma Colombo è un altro giocatore che io darei in prestito, perché per me si può uscire un bel giocatore da Colombo, ha soltanto 18 anni, ricordiamo. A Pioli dorme il solito 7, ma la testa ora andrà alla partita di domenica col Parma, dove ci dovrebbe, anzi, nota di merito, 5 a Leao per come è entrato. Non tanto perché ha sbagliato i tacchetti, ma perché è entrato come al solito scazzato, lasciando perdere che ci vuole passaggi sbagliati. Andiamo avanti. Su Leao mi esprimerò a fine stagione se darlo via o no. Occhio ora domenica. Innanzitutto, abbiamo Parma infrasettimanale con Genoa. Dobbiamo assolutamente fare 6 punti. Obiettivo quarto posto Champions League. Non guardiamo lo scudetto perché è una cosa che ad oggi non ci compete. Poi, se nelle ultime partite staremo lì, ne riparleremo. Ovvio, sperando anche in un sorteggio di Europa League semplice, perché a febbraio dobbiamo decidere un po' cosa fare, se buttare più energia sull'Europa League o il campionato. Ora ragazzi, iscrivetevi e vi mando un abbraccio e un saluto. Forza Milano!